Su questo canale trovi più di 240 video, in effetti abbiamo anche parlato spesso di Gioia Leopardini, però l'ultima guida alla cura che ho fatto è stata praticamente il secondo video che ho pubblicato sul canale, quindi direi che è anche arrivato il momento di aggiornarla un po'. Nel video di oggi il mio obiettivo è quello di dare tutte le nozioni base che possono essere utili per avere un'infarinatura generale su come si tenga un geco leopardino, perché se ci ho messo 240 video per raccontarvi tutto per bene nei dettagli, probabilmente non riuscirò a fare tutto questo anche in 10 minuti, però mi preme darvi delle indicazioni base per potervi orientare e vedere un pochino meglio dov'è che dovete andare ad approfondire. Il loro nome scientifico è Eublepharis macularius, segnatevelo se volete fare delle ricerche un pochino più approfondite. Il loro nome comune è geco leopardino, lo conosciamo tutti, ma perché? Perché in natura ha una colorazione standard, possiamo dire, è praticamente quasi sempre giallino con delle puntine nere, con delle macchioline nere che ricorda chiaramente il mantello di un leopardo. Sono un leopardo! Io sono un leopardo! Poi e devi fare roar, se no non lo capisco come sei un leopardo. Ah, giusto, giusto. Roar, sono un leopardo. Come è stato bene? Quasi troppo forte, mo. Tra le caratteristiche peculiari abbiamo una coda cicciotta dove conservano i loro grassi e degli occhi molto particolari perché hanno delle palpebre mobili. Sono sicuro che la maggior parte dei gechini che avrete visto nella vostra vita saranno una cosa del genere. La tarantola mauritanica, che è il nostro gechino comune, che non ha le palpebre ma si lubrifica gli occhi leccandoseli e se gli finisce qualcosa nell'occhio, polvere, detriti, si struppea. Invece il nostro amico geco leopardino ha le palpebre, può chiudere quindi l'occhio per proteggersi da terra, polvere, eccetera, e sì, anche lui ogni tanto si lecca l'occhio per lubrificarselo, però non lo fa sempre. Questa sua caratteristica lo fa rientrare nella famiglia degli Eublefardi, ossia quei sauri che hanno per l'appunto la palpebra mobile. Sono gechini originari dell'Asia meridionale e anche lì fa abbastanza caldo, proprio come qui a Caserta in Sud Italia dove sto io. Tutto l'anno hanno temperature abbastanza alte, intorno alla trentina di gradi, mentre durante il periodo invernale le temperature scendono e infatti questi gechini, quando ci troviamo intorno a dicembre, gennaio-febbraio, fanno la bruma, ossia una sorta di piccolo letargo, ma che poi magari approfondiremo in un altro video. Chiesto geco leopardino, vediamo dove lo dobbiamo mettere una volta che abbiamo deciso di prenderlo. Dovremmo collocarlo all'interno chiaramente di un terrario, di un box, di un fauna box, di un rack. L'importante è che andremo a ricreare un piccolo habitat che sarà per l'appunto la casetta del nostro geco leopardino. Potremmo scegliere dei terrari di legno, dei terrari di vetro, dei box di plastica o quello che ci pare a noi. Ovviamente sconsiglio di prendere una scatola di scarpe e metterlo lì dentro perché non si fa. Per il resto sbizzarritevi e cercate il terrario che più vi piaccia. Quello che vi posso dire è che abbiamo delle misure minime da rispettare. Se vogliate prendere un box di plastica, che vogliate prendere un terrario di legno o di vetro, minimo, vi direi per un geco subadulto, ma anche per degli animali adulti non troppo grandi, tenetevi almeno sui 30x40 in pianta e una trentina 20-30 di altezza. Direi minimo, se potete prendere un terrario o un box più grande, tanto meglio. Per questi gechini è possibile anche farli coabitare all'interno dello stesso terrario. L'importante è che siano o due femmine o un maschio e una femmina. Due maschi si ammazzano e in quel caso ovviamente le misure minime che permettano la coabitazione di due gechini adulti devono essere almeno il doppio di quelle che abbiamo usato per il gechino singolo. Quindi se per uno solo un 30x40 sono ancora accettabili, per due ci vogliono almeno un 40x60, che è l'equivalente di due 30x40 vicini. Una volta che abbiamo il nostro terrario dovremo anche pensare a riscaldarlo, perché sì, sono sauri e quindi sono animali ectotermi. Ma che significa ectotermi? Significa che si riscaldano prelevando il calore dall'esterno e non generandolo autonomamente come facciamo noi mammiferi. Di conseguenza dovremo andare a riscaldare una porzione del terrario. In genere si riscalda un terzo del terrario con un tappetino riscaldante, una serpentina riscaldante, una lampada riscaldante o con quello che volete. Vi lascio qui linkato un video che ho fatto non molto tempo fa su come riscaldare un terrario. Riscalderemo quindi un terzo del terrario, la restante parte la lasciamo a temperatura ambiente. Andiamo poi ovviamente anche ad allestire il terrarietto, che non è che teniamo il box e ci mettiamo il geco così dentro.
Oh, è finalmente casa nuova. Oh, ma che è sta schifezza? Gissani, cioè non dico che volevo pure i quadri sulle pareti. Ma che miseria, che? Non ci sta manco il bagno. Ah, boia, la faccio chiudere nell'angolino. Tu però girati. Dovremmo mettere almeno, e dico almeno, una tanetta nella zona calda e almeno, dico almeno, una tanetta nella zona più fresca. Nella tanetta fresca possiamo anche decidere di spruzzare un pochino all'interno per creare un pochino di umidità che faciliterà la muta all'animale. Per il resto del terrario, quindi tutto il resto del terrario, l'umidità dovrà essere bassa. Vi ricordo infatti che questi giachetti sono originari dei deserti rocciosi dell'Asia meridionale. Deserti rocciosi vuol dire che uno, non c'è la sabbia, ma ci sono le rocce. E due, sono deserti, quindi l'umidità è bassa. Dovremmo tenerci sul 30-40%, però se a casa nostra c'è il 50% di umidità, va bene lo stesso. L'importante è non andare a nebulizzare all'interno del terrario, perché altrimenti l'umidità si alza. Veniamo ad un piccolo neo, se così vogliamo dire, dei leopardini, ossia la loro dieta. Infatti mangeranno per tutta la vita, e dico tutta la vita, esclusivamente insetti vivi, che possono essere grilli, talme alla farina, bachi da seta, camole del miele, caimani e tantissimi tipologie di insetti esistono che possono essere dati in pasto ai leopardini. Io vi consiglio di tenervi su una base di grilli, talme alla farina, magari qualche locusta e se avete il coraggio di prendere anche le blatte, io tendo a sconsigliarle perché soprattutto le lateralis, se vi scappano dentro casa, rischiano di infestarvela, quindi fate voi. Adulti mangiano anche una sola volta a settimana, da piccolini invece mangiano più spesso ed è importantissimo andare a supplementare tutti i pasti con calcio e calcio con vitamina D3. La frequenza con cui somministrare i pasti e la frequenza con cui andare a somministrare gli supplementi li vediamo con calma in un altro video. Comunque ne ho già fatti altri, ve li lascio linkati. Sono giochini tendenzialmente molto pacifici, quindi non mordono, non scappano, non vi urlano, non vi bastonano e tendenzialmente si lasciano anche maneggiare senza fare troppe storie. Ovviamente, essendo rettili, non amano l'interazione con noi umani, cioè non è che ci verranno a cercare per giocare a carte. Semplicemente, se ogni tanto faremo cacciare dal terrario per fargli fare magari una passeggiatina sul braccio, fargli una foto, non piangeranno, non subiranno uno stress tale da portare poi delle conseguenze. Sono particolarmente consigliabili per i neofiti perché, oltre a farsi maneggiare senza troppi problemi, danno anche grandi soddisfazioni per quanto riguarda le riproduzioni e non serve essere dei super scienziati per farli accoppiare, basta metterli nelle condizioni ottimali e unire un maschio e una femmina. Vi ricordo che due maschi si ammazzano. E ovviamente non si accoppia. Poi, per quanto riguarda la questione gestione dei piccolini, il discorso è un po' lungo, quindi vi rimando ancora una volta a dei video un pochino più dettagliati, però mi raccomando, iscrivetevi perché prossimamente farò un bel video recappone, una bella guida super super completa dove toccherò tutti i punti nei minimi dettagli. E prima di salutarvi, vi ricordo che ho ancora dei piccoli leopardini disponibili, quindi se qualcuno di voi fosse interessato all'acquisto, potete scrivermi su Instagram, ci mettiamo d'accordo. E ringraziamo anche il nostro sponsor Italian Cricket Farm, che è un sito dove è possibile acquistare insetti da pasto, io mi rifornisco sempre da lì e usando il codice Falegno risparmiate anche il 10% in fase d'acquisto, che è una cosa che non fa male a nessuno. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che trovate in descrizione una playlist completamente dedicata ai giochi leopardini con tutto quello che c'è da sapere. Comunque sia, prossimamente farò una nuova guida super super completa dove spero di rispondere a tutti i vostri dubbi. Detto questo, ragazzi, ancora una volta vi ringrazio della visione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao!